Allora, direi di partire un po' dallo spirito con cui ci troviamo, cioè le due condizioni di concretezza degli incontri che noi facciamo e che nel mondo, anche nel mondo cattolico italiano, in fondo sono una grande tradizione, no? Di ritrovarsi, di riflettere, di approfondire. Abbiamo avuto grandi maestri, no? E però il rischio che diventiamo maestri di conferenze, intanto però la realtà va da un'altra parte. Non sono le conferenze, non sono gli incontri che generano una realtà nuova. Allora è importante, quando ci si trova, no? Sorvegliare la concretezza dei nostri incontri. Ecco, direi, questa condizione richiede, primo, di includere la nostra posizione nella visuale del tema che affrontiamo. Cioè non si parla di un tema a sé, tipo le migrazioni, la politica, che ne so, ma se ne parla chiarendo il rapporto tra noi e quel tema, perché la nostra posizione, le nostre valutazioni, le nostre azioni poi dipendono anche dall'atteggiamento, dal punto di partenza in cui siamo. Ricorderete, no, quando alla fine di un incontro, dopo che avete ascoltato il Vangelo, no, c'è sempre qualcuno che dice: però la realtà, e scatta il contagio della depressione, no? Però la realtà è più brutta, è più difficile. Ecco, quando diciamo questo però, grazie Giuseppe, quando diciamo questo però, in realtà non stiamo tanto misurando la fattibilità di una cosa, stiamo involontariamente denunciando la situazione di inerzia o di chiusura in cui ci troviamo noi. 9 volte su 10 quel però è finto. Sta solo dicendo quanto noi ci siamo allontanati dall'efficacia della responsabilità. Quindi quando vi trovate pessimisti e sconsolati, diffidate di voi e dite: forse sto tenendo i piedi in un posto che poi mi fa pensare con un orizzonte chiuso. Allora attenzione a dove teniamo i piedi, cioè qual è l'atteggiamento con cui noi affrontiamo i problemi. Ecco, io ormai lo chiamo sempre così: l'efficacia della responsabilità, che non è né l'inerzia, né lo stare a guardare dicendo che i tempi sono bui, e neppure invece l'ambizione del potere, cioè illudersi che l'efficacia venga dal potere. Avete visto gli ultimi che ci hanno provato, che volevano cambiare la politica, né di destra né di sinistra, già lì capivi che non erano tanto intelligenti, né di destra né di sinistra, hanno preso il potere e stanno facendo un disastro. Sono un partito azienda, ma si chiamano movimento, sembrano tanto democratici, stanno facendo un disastro. E le responsabilità non sono solo di Salvini, ma è anche di chi glielo lascia fare. Capite? In un certo senso è più responsabile chi lo appoggia che lui. Lui, poveraccio, c'ha quella mentalità, andrà in psicoterapia, si farà curare, un giorno si convertirà, c'è la misericordia pure per lui. Ma quelli che lo appoggiano, quelli che glielo consentono e dicono che loro sono il nuovo, loro sono la vera democrazia, pensate che miseria, che disgrazia, no? Per il popolo italiano, che dopo Berlusconi, dopo Renzi, forse meritava qualcosa di meglio che quello che vediamo oggi. Allora attenzione, partiamo da noi, non partiamo da un giudizio sugli altri o da un giudizio di chiusura sulla realtà. Quella è la prima concretezza: scoprire il potenziale che appartiene a noi come efficacia, non del potere ma della responsabilità. Cioè se noi ci prendiamo carico, ci prendiamo cura, se noi ci facciamo presenti, se noi prendiamo la parola, se noi difendiamo, come dice il libro del Siracide, strappa l'oppresso al potere del suo oppressore, capitolo 4, versetto 9, 9, versetto 4, non mi ricordo, ecco, l'efficacia della responsabilità. La responsabilità è sempre efficace, non è impotente. Allora, ha senso incontrarsi se ci serve a ritrovare le mani, a ritrovare la parola, a ritrovare le gambe, a ritrovare il corpo per difendere altri, cioè dobbiamo riattivarci, capite? Altrimenti non ha senso dire che la realtà va male, siamo noi che la lasciamo andare male. L'altra cosa, qual è lo spirito, cosa abbiamo nel cuore quando ci incontriamo? E qui direi, da un lato sicuramente, no, non direi, ecco, i due sentimenti che toglierei sono lo sgomento, cioè limitarsi a dire: ah, che brutti tempi, quella cosa è tossica, sembra innocente,
ma ci paralizza perché ci convinciamo che tutto va a rotoli e ormai noi che possiamo fare. Quindi attenzione allo sgomento, non ci aiuta e non è nemmeno congruente con la realtà. L'altra cosa, che forse a una certa età insorge naturalmente, fa anche tenerezza, la nostalgia. Voi sapete, tutti noi sappiamo che vuol dire, no? Invecchiare, prenderne atto, si perdono capacità, si esce dal lavoro, magari i giovani non ti ascoltano, no? Ti senti più marginale, invecchiare. Allora, la reazione emotiva naturale è la nostalgia. Non abbiamo vissuto tempi in cui, insomma, la vita aveva una sua pienezza, manco ce ne accorgevamo, però la vita aveva una sua pienezza. Adesso, facendo il confronto, ecco, invece è anche lì un'illusione ottica che sembra tanto reale, tanto credibile, ma un'illusione ottica. Qualunque sia la vostra età, vorrei dirvi, il meglio deve venire. Cioè, noi possiamo sperimentare forme di vita, di pienezza, che non hanno niente da invidiare a quello che è stato prima. Cioè, l'esistenza umana è aperta sull'eterno. Oggi nessuno ne parla, per carità, tutti in fondo siamo intimamente convinti, altro che credenti ai nostri eventi, siamo tutti credenti nella fine, nella morte, nella precarietà, nella finitezza, che tutto trascorre, che tutto finisce. Questa è una fede diffusissima, io conosco poche persone che abbiano spezzato questa cappa. Allora, attenzione, l'esperienza, non un'esortazione così di consolazione a buon mercato, l'esperienza ci dice che noi a volte nella vita sperimentiamo realtà, relazioni, incontri che hanno un valore eterno, e finché non lo facciamo non sappiamo chi siamo. Quindi in realtà noi abbiamo una confidenza con l'eterno che è molto più reale di quello che gli occhiali soliti, disperati, con cui guardiamo la realtà potrebbe confermarci. Attenzione, noi siamo aperti all'eterno, noi siamo un viaggio e non un viaggio verso la morte, quantomeno diciamo verso un confine di mistero. Per questo il migrante, come dicono i miei amici africani o di altri paesi, è il simbolo della condizione umana. È l'essere umano che è migrante, che è ospite sulla terra e non sa di preciso verso dove va. Ma la morte, semmai, è un'interruzione o, nel migliore dei casi, un passaggio, non è la meta. La vita, anche la vita della natura, non è vero che va a finire nella morte, cerca qualcosa di più della vita. Cioè, noi passiamo dalla vita come tendenza, come aspirazione, verso una vita piena, una vita riuscita, non verso la morte. E allora, tanto è vero che quando già in vita facciamo esperienze di morte, questo ci disarticola, ci devasta come creature, come esseri umani. Capite? Vita e morte non stanno su una linea temporale, c'è un arco di vita, poi arriva la morte, poi c'è il nulla, poi c'è l'oblio. E tanto gli altri si scordano di noi, dopo poche settimane, dopo pochi mesi, figurarsi. E invece no, vita e morte si inseguono, si confrontano in questo percorso. Noi facciamo esperienze di morte dentro la vita, di morte della coscienza, di morte economica. Questi migranti fanno un'esperienza di espulsione totale dalla vita collettiva, stanno ogni giorno ai confini con la morte. Oppure facciamo esperienza che quello che sembrava morto, passato, molti qui di noi sono fedeli a uno che si chiamava Gesù di Nazareth, che è vivissimo, c'ha una carica di vita che, insomma, per tutti gli anni trascorsi non hanno esaurito, e ancora quella esperienza nutre la nostra esistenza oggi. Quindi, come vedete, vita e morte non sono un fatto biologico, sono un fatto esistenziale legato al tipo di amore, al tipo di corrente di amore in cui ci troviamo. Allora, se questo, non lo sgomento, non la nostalgia, ma direi da una parte il senso proprio della ribellione a una suggestione che ci ha paralizzato, e la suggestione è quella per cui noi siamo impotenti, che ci possiamo fare, come appunto in un incubo quando c'è un pericolo ma tu non puoi urlare, non puoi scappare, le mani sono bloccate, sapete gli incubi, no? Quando siamo in un incubo collettivo, ma attenzione, non perché le forze antidemocratiche, oppressive siano realmente più potenti, la vera potenza di quelle forze è la nostra inerzia. Appena lo capiamo, quelle forze lì cominciano a finire, cominciano ad entrare in crisi. Capite? La nostra passività, il nostro timore, la nostra disinformazione, il nostro dire mi faccio i fatti miei, sono la base di quel tipo di potere. Allora, se noi spezziamo questa suggestione,
Da un lato il sentimento della rivolta, naturalmente non violenta, non parlo di rivoluzioni armate, però una rivolta profonda per cui noi dobbiamo pretendere giustizia e democrazia, bisogna pretenderla. Dobbiamo smettere di tollerare l'ingiustizia a carico degli altri. Se non fosse equivoco userei la parola intolleranza. Noi dobbiamo diventare intolleranti della sofferenza, dell'ingiustizia che gli altri subiscono. E se non fosse una parola equivoca, direi oggi è il tempo di combattere. Basta usare le paroline gentili, pacifiche, se ho capito. Se questo vuol dire che alla fine ci rifugiamo dentro le conferenze e nella vita reale invece trabocca la ferocia e l'ingiustizia, allora noi oggi dobbiamo combattere, non con le armi, non con la mortificazione e l'insulto, ma combattere vuol dire farsi presenti sulla frontiera dove c'è l'ingiustizia che aggredisce le persone e difendere i diritti, difendere le persone, difendere il bene comune col nostro impegno, la nostra tenacia, la nostra unità, le nostre intelligenze. Combattere in modo non violento, ma combattere. La non violenza, Gandhi, quando racconta nel 1906 in Sudafrica, era l'alternativa, la chiama così, non usa parole gentili, parole diciamo edulcoranti, usa l'espressione, l'alternativa morale alla guerra. Se non fai la guerra, non distruggi, neppure simbolicamente, non insulti, non attacchi la persona, nemmeno simbolicamente, però le logiche, i comportamenti, quelli devi combattere, non puoi tollerare e poi magari evocare il Vangelo per consolarti il cuore. Pensate se appunto tutta la presenza del mondo cattolico in Italia fosse coesa, compatta, coerente nel tradurre oggi quello che il Vangelo significa, e capite che la situazione in un posto come l'Italia sarebbe molto diversa. Quante persone vanno a messa, praticano i sentimenti, magari sentono gli esercizi di Alberto e poi dopo appoggiano queste cose qua. Allora bisogna uscire dall'ambiguità. Oggi l'unico modo è combattere questa mentalità, questa politica, farlo in modo non violento, vuol dire in modo più radicale, che la violenza conferma sempre il potere o la violenza che vuole combattere. Combattere in modo non violento. Allora, qual è la difficoltà però in cui ci troviamo? Quindi dice, da un lato uno spirito di ribellione, di dire basta, non dobbiamo più tollerare quello che sta accadendo. Dall'altra, uno spirito di profonda fiducia, questo lo ricorda sempre Don Luigi Verdi nei suoi incontri a Romena, quando dice, guarda, quando tu sei dentro una tempesta, sei dentro una crisi, sei dentro un lutto, sei dentro una difficoltà che è più grande di te, abbi cura di trovarti un punto di luce, un punto di fiducia, non dopo, ma mentre sei nella tempesta. È come dire, noi sviluppiamo sentimenti che ci chiudono il cuore, per esempio il senso di frustrazione, lo sgomento, l'impotenza, la sfiducia, la rabbia. Oggi il sentimento più diffuso, se voi vedete quello che è diventato più energia politica, naturalmente tossica, è il risentimento. Se voi rileggeste le pagine che Nietzsche ha dedicato al risentimento, si vede come oggi il risentimento vuol dire a me non interessa neppure che la mia vita sia migliore, mi interessa rovinare l'altro, mi interessa che l'altro stia male, mi interessa colpirlo, capite? C'è la passione di colpire quello che per noi è altro e viene identificato come il nemico. Allora, piuttosto che questo, noi dovremmo liberare quei sentimenti invece di grande respiro, quelli che ti illuminano il cuore e ti accendono l'intelligenza, che sono la gratitudine, la fiducia ancora più importante della speranza, perché la speranza è presbite, diciamo, guarda lontano, guarda avanti, ma se non c'ha delle fondamenta di fiducia, e fiducia vuol dire confidenza nella relazione, vuol dire fede. Vuol dire che tu sperimenti Dio come uno che sta in relazione con te, non è un'idea di una causa superiore del mondo, lo sperimenti in una relazione, hai fiducia. Allora se non c'è fiducia in qualcuno, e direi anche un'altra cosa paradossale, oltre a quella che ho detto dell'eternità, che nessuno se la fila, la fiducia nella vita. Mentre noi tutti abbiamo il terrore della vita, perché la vita vuol dire perdita, malattia, delusione, disoccupazione, frustrazione, viviamo barricati. Ci facciamo i sistemi di difesa, poi soffochiamo dentro.
facciamo muri di tutti i tipi, psicologici, religiosi, fisici, economici. La sicurezza, figurarsi, per noi la sicurezza è diventata, la sicurezza nostra è mortale, come quella di Salvini, è una sicurezza mortale, che genera iniquità, massacra la vita delle persone, demolisce la democrazia. Forse non va a concedere il danno, non è tanto per i migranti, certo è per loro, ma intanto quello sicuro è che questo demolisce la nostra democrazia, devasta le coscienze. Sentite i discorsi in giro, i negozi, sui treni, ha ragione Salvini, mandiamoli tutti, gente tranquilla, gente esattamente come noi, che viene presa da questo contagio di risentimento, dopo di che mandateli a votare. C'è quel partito di estrema sinistra, si chiama Potere al Popolo, no? Simpatici, però quanto ingenui, Potere al Popolo? Falli votare così, il giorno dopo in Italia abbiamo la pena di morte. Adesso i nostri obiettivi sono cacciare gli stranieri e sparare ai ladri in casa. Questi sono i grandi obiettivi della politica italiana. Vogliamo la libertà di sparare, vogliamo che i nostri ragazzi vadano a scuola col fucile, come succede in quel paese psicotico che sono gli Stati Uniti, che dobbiamo assomigliare a loro. Ecco, allora, quando c'è questo contagio, chi vuole creare una risposta democratica, una risposta risanatrice, deve proprio avere personalmente un punto di luce di fiducia profonda nella realtà, nell'efficacia del bene, mi esprimo semplicemente, insomma, del bene, non può essere mosso semplicemente dalla rabbia, dalla disperazione, dalla logica adesso gliela facciamo pagare. Ecco, ho letto una cosa che sembra divertente ma è pessima, c'era scritto: no, non sparate a Salve, sparate a Salvini. Sì, fa ridere, ma è pessima. Anche questo è il contagio del risentimento. No, Salvini è essere umano come noi, quelli che vogliono ricacciare gli stranieri sono esattamente come noi, razzisti siamo pure noi, capite? Il razzista vero, quello incallito, lo riconosci perché lui dice che non è razzista, si offende se ti dice che è razzista. Attenzione, siamo, ci partiamo dal razzismo, ragioniamo per categorie generali, non distinguiamo i volti, non distinguiamo le persone. No, parliamo in generale, anche se positivo. Quella è la base del razzismo. Quando tu generalizzi, dici i pugliesi sono così, gli africani hanno il ritmo nel sangue, quelli sono giudizi razzisti. Quindi noi normalmente ci orientiamo proprio con quello. Il razzismo è il nostro navigatore, ci partiamo. Impariamo a diventare umani quando usciamo da quella cappa. Allora, non è che noi ci abbiamo nemici. Non è che c'è qualcuno che è un nemico politico, si tratta invece di sconfiggere delle logiche, dei comportamenti, delle politiche, non di sconfiggere delle persone. Le persone vorremmo poterle incontrare, parlarci, reimparare a fare strada comune. Allora, proprio per questo, per una politica fatta da persone, non da funzioni, non da macchine imbevute di risentimento, di rabbia, di odio contro qualcuno. Capite? L'odio, lo sapete, non si ferma con altro odio. Non mi puoi dire sparate a Salvini, vuol dire che stai alimentando l'odio. Allora, non c'è da odiare, c'è da ritrovare quel punto di luce dentro di noi che ci dia l'energia per una responsabilità che guarisce queste situazioni. Perché gli italiani, molti italiani, in realtà, grazie a Dio, non tutti, anzi direi che c'è una bella metà del paese che invece è proprio disposto alla disobbedienza civile, all'accoglienza. Hai visto le città del sud che quasi vanno a gara per affermare una democrazia accogliente, ma se ne infischiano dei decreti o delle leggi di Salvini. Allora, per recuperare questa nostra capacità di una vita civile per tutti, però è tanto importante che noi abbiamo un riferimento interiore che sia quello di una confidenza, di un legame profondo col bene reale, cioè sentiamo quel bene che sostiene la vita come qualcosa di reale con cui abbiamo un rapporto effettivo e che dobbiamo poter svolgere nella vita politica, nella vita sociale. Non possiamo partire semplicemente dalla reazione al negativo, se no ampliamo il contagio. Non dobbiamo reagire, dobbiamo rispondere, cioè generare qualcosa di qualitativamente diverso. Allora, dicevo, perché è così difficile questa frontiera in cui ci troviamo, no? Come mai siamo arrivati a una situazione di questo tipo? Ecco, io credo che stiano emergendo, no, tutte le contraddizioni, non tanto, non solo del fatto che la nostra società
diciamo, subisce questa egemonia ossessiva, questa cappa di un'economia chiamata capitalismo in questa sua versione finanziarizzata. Questo è vero, c'è un problema, no? Che se tu fondi una civiltà sul denaro, sul primato del denaro, l'economia la rovesci, cioè vale per il benessere del denaro, non per il benessere delle persone, devasti la natura, al punto che ormai ce lo dicono tutte le scienze, no? Se noi in pochi anni non invertiamo la rotta, il pianeta non sarà più umanamente abitabile. È la notizia clamorosa del nostro tempo, una notizia del campionato di calcio fa più effetto. Cioè noi stiamo andando a fondo, ma facciamo finta di niente. I governi continuano, le imprese continuano, la gente comune non ci pensa, cioè noi stiamo andando verso il disastro. Allora questa dissonanza cognitiva dovrà metterci un attimo nella riflessione di dire: ma come mai non vediamo neppure un pericolo concreto? Capite? Non è una questione politica, divisione del mondo, è una questione fattuale, concretissima. La natura si ribella e non ci saranno più le condizioni della vita umana sul pianeta. Pochi decenni, non secoli, non millenni. I nostri figli, i nipoti faranno i conti con questo. Allora, come mai non si attiva una risposta adeguata? Capite? È come se la casa brucia e tu non prendi l'acqua per spegnere l'incendio, stai lì, guardi la televisione e intanto c'è l'incendio. È proprio assurdo. Questo dà la misura della follia, del tipo di mentalità, del modo di costruire società in cui ci troviamo. Allora è importante capire qual è la contraddizione. La contraddizione con cui ci scontriamo, quella più radicale, che è la stessa che voi trovate nel Vangelo, quella che ha ammazzato Gesù di Nazareth e contro cui Gesù di Nazareth opponeva invece l'invito alla nuova nascita. Cioè la rivelazione che noi siamo figli e figli di Dio, esattamente come Lui, cosa che noi non abbiamo proprio voluto capire né seguire. Allora, qual era la contraddizione di fondo? Quella del potere. Cioè l'essere umano, qui vorrei spiegarla sinteticamente, l'essere umano, come voi sapete, si forma nel tempo. Non è una statua bella e pronta. Quanto tempo la teologia, la filosofia, quando diceva l'uomo, pensava uno che arriva nel mondo bello e pronto, veniva su come un fungo. Cioè non pensava alla relazione, non pensava al concepimento, non pensava alla gestazione. Non a caso una filosofia, una teologia fatta da uomini, non era fatta da donne. Come le donne sono arrivate ad avere un minimo di voce, la prima cosa che hanno detto: la nascita, la relazione, il corpo, la fragilità. Queste cose il pensiero alto le ha scoperte grazie al pensiero femminile. I teologi, i filosofi non capivano che l'uomo non è una statua già fatto, noi siamo un viaggio di nascita. E la nascita, ecco perché il Vangelo è questo invito a nascere fino in fondo, no? Nicodemo si scandalizza, dice: che faccio, torno nel corpo di mia mamma? Non ha proprio capito che è una nascita alla pienezza dell'umano, cioè ad esistere secondo un amore che sia gratuito, generativo, fedele, misericordioso. Quando arrivi a quello, diceva il mio amico Arturo Paoli, dice: non è che noi dobbiamo sforzarci di amare Dio, che tanto è un'astrazione, ma di amare come Dio, cioè quella qualità d'amore nel tuo piccolo, con le tue contraddizioni, ma quando maturi quella qualità d'amore vuol dire che sei una persona nata. Luca 6,36: siate perfetti come perfetto è il Padre vostro. O scherzava, o perfetti come perfetto è il Padre vostro, che voleva dire? Diventate onnipotenti? No. Diventate impeccabili, perfezionisti? No. Perfetto, in latino perficio, vuol dire compiuti, cioè voleva dire nascete fino in fondo. E dice: perché ci invita? Perché se non impegni la tua libertà, a differenza della nascita fisica, ci hanno fatto nascere, ma nella nascita esistenziale, se non impegni il tuo sì, il tuo consenso, la tua libertà, neppure Dio ti può far nascere. Allora, perché lo ricordo? Per sottolineare due cose. Quindi l'essere umano è questo viaggio di nascita possibile, rischiosa. Tante persone campano 100 anni e non ci arrivano mai, restano dentro una vita biologica, una vita, diciamo, organicista, come in un formicaio, ma non arrivano mai veramente a realizzare la loro umanità. Perché lo ricordo? Primo, per sottolineare che se la nascita di un singolo richiede una grande cura educativa, richiede dei genitori in gamba, degli insegnanti, dei riferimenti, delle fonti, pensate quanto è delicato educare una persona. E pensate quanto è veloce, no? Che impatto devastante hanno gesti anche politici altamente diseducativi.
Cioè il nazismo in Italia si è moltiplicato da quando i politici parlano come Salvini e Di Maio. Si è moltiplicato. Poi dopo lo chiamano goliardia, no? Con la solita ipocrisia. Quello è proprio razzismo. Anche la parola xenofobia è un eufemismo, non è xenofobia, è proprio razzismo. E queste, cioè, questi fatti in Italia si sono moltiplicati come fossimo nell'Alabama di Martin Luther King, come fossimo nel Sudafrica. Anzi, un mio collega della Guinea Bissau mi ha detto: guarda, che qualcuno andasse in giro a sparare ai neri, come è successo a Macerata, città tranquillissima, sonnolenta, dove lavoro io, non succedeva manco nel Sudafrica dell'apartheid, no? Allora, questo contagio diseducativo è velocissimo, basta poco. Educare un singolo richiede una cura, una fatica, una passione, un singolo. Allora, immaginate che vuol dire la nascita di una comunità umana, capite? Non nascono solo i singoli, nasce una comunità umana. Quanto è più tragico, più difficile, se adesso va allargato, avete un quadro dei tempi storici, voi vedete che anziché nascere veramente come umani, come la stessa umanità sullo stesso pianeta, immaginate quanto è ridicolo che ognuno dice: gli americani prima noi, i russi prima noi, gli ungheresi prima noi, adesso arrivano gli italiani prima noi, prima gli italiani. Io immagino che sia la scritta sulle porte dell'inferno: prima gli italiani. Troppo stupidi, avanti. Ovviamente non ci credo a sta cosa, mi tranquilli, è una battuta. Però invece siamo la stessa umanità sullo stesso pianeta. Diceva Kant con ironia, dice: gli uomini devono fare pace perché il pianeta è rotondo. Dice: quindi si incontrano, devono convivere. E quando sono stupidi che scommettono sulla guerra, devono convivere, no? Allora, quanto invece noi questo non lo vogliamo vedere proprio come collettività, come istituzioni, come economia, come politica? E allora, se guardate indietro alla storia, voi vedete, si potrebbe fare lo schemino: prima abbiamo creduto nel potere sacro, sacrale. Pensate ancora in Giappone, l'imperatore, da noi, il potere sacro. Poi il potere politico, il potere di Stato, la ragione di Stato. Dice: perché l'Italia e l'Egitto non riescono a chiarire chi ha ammazzato, torturato come una bestia Giulio Regeni? Come mai non riescono, no, a far venire fuori la verità? E alla fine il governo italiano ha ripreso a fare affari con l'Egitto, figurarsi che gli importa di Giulio Regeni. Gli egiziani, figura, sono responsabili. Quello è un delitto di Stato, è stata una tortura di Stato. E come mai, no? È perché appunto c'è la ragione di Stato, gli interessi dell'Italia, gli interessi dell'Egitto, gli interessi economici, strategici, politici. Noi non ci abbiamo difficoltà a trattare con i torturatori, con chiunque, basta che facciamo affari, basta che il rapporto sia conveniente. Allora la seconda fase è la ragione di Stato, il potere politico, da ultimo il potere economico, che è il più veloce, il più vivo, il più pervasivo, e si chiama globalizzazione. Ma in realtà significa finanziarizzazione del mondo, non dell'economia, finanziarizzazione della vita. Tutto dipende da questo gioco dei capitali nel mondo e tutti noi dobbiamo adeguarci perché chi conduce questo gioco ci abbia il massimo agio possibile. Ecco perché aumentano le diseguaglianze, le democrazie vengono disarticolate, la natura è devastata, cioè a occhio nudo si vede che questo è un sistema psicotico. Come si fa a conservarlo o anche solo a pensare di poterlo riformare? Prima ho parlato dei 5 Stelle, no? Pensiamo al PD, che c'ha questa e non capisce, no? Non capirà mai, che non ritrovano la loro identità, la loro presa sulla società finché non mettono in discussione questo sistema. C'era il buon Bersani che diceva: bisogna essere di sinistra, democratici in politica e liberisti in economia. Una stupidaggine solenne, poveraccio, ha detto in buona fede perché non capisce, mica è cattivo. Ma finché quel partito identificato come la sinistra, ma in Italia non c'è la sinistra, ci abbiamo tutte destre, ci abbiamo la destra populista, la destra fascista, la destra aziendalista, la destra movimentista, quelli che dicono né di destra né di sinistra, chiaramente di destra. E non c'è la sinistra, e non devi chiamare il PD di sinistra, adesso non vorrei offendere nessuno, so che no, perché ti dà in buona fede, brave persone. Però se tu non metti in discussione questo sistema che distrugge la società e distrugge la natura, che ci stai a fare? Tanto vale votare un partito di destra. Capite? Perché noi in Europa, non solo in Italia, nel mondo, non solo in Europa, non c'è più la sinistra, ma la sinistra culturale, la sinistra dello sguardo, ma non come appartenenza ideologica.
come capacità di guardare la dignità delle persone, della natura, di non mettere al di sopra di loro il potere del denaro, il potere dello Stato, il potere che ne so di una religione. Allora noi stiamo nella radicalizzazione della grande, no, tradizione del potere, potere sacro, potere politico, potere economico. Allora qual è la sfida? Perché è radicale? Il nemico non è il capitalismo, magari fosse solo il capitalismo, che è già un osso duro. Il nemico vero, che non è una persona, è una logica, una mentalità, è la logica del potere, cioè il potere come logica esclusiva, che poi noi riviviamo nei rapporti e innerva le forme di vita, il potere dell'adulto sul bambino, il potere dell'uomo sulla donna, il potere del nativo residente sullo straniero, e il potere, magari qui no, Bruno è democratico, del prete o dell'ordinato sul cosiddetto laico. Pensate nella Chiesa quando siamo dualisti, gerarchici, ancora diciamo i laici, i clerici, le donne, gli uomini, tutte strutture di potere, ce l'abbiamo proprio nel sangue. Allora oggi la contraddizione ci richiederebbe, qui il Vangelo direbbe veramente l'albero sradicati e adesso metti radici in un'altra parte, quella è la difficoltà, cioè noi dobbiamo sradicarci dalla mentalità del potere. Ecco perché è così arduo, e la gente oscuramente, senza capire bene i termini della sfida, dice è impossibile, il mondo non cambia, quindi tanto vale che diventi feroce pure tu. Lo sapete che il pessimismo, no, poi autorizza la ferocia, perché se la vita è tutta una lotta, tanto vale che cominci a combattere per sopraffare qualcuno. Allora, la sfida vera è tentare di fondare la società non più sul potere, ma sulla giustizia. Che non è i tribunali, il carcere, l'avvocato, la giustizia, e pensate che in quell'ambito lì io conosco persone veramente brave che lavorano nel carcere, giuristi, loro parlano di giustizia riparativa, che anche nel carcere la giustizia non è privare la libertà per fargliela pagare, non si paga il male fatto con un altro male, non esiste questo pagamento. L'espiazione, tanto cara alla nostra teologia del sacrificio, non esiste. Semmai chiamalo direttamente, no? La vendetta, ti vendichi. Ma non è che questa cosa ti ridà il figlio che ti hanno ammazzato, ti ridà, no? Non è che il contro male genera il bene, semplicemente moltiplica il contagio del male. Ora, proprio chi sta nel carcere, chi lavora con i detenuti, parla di giustizia riparativa. Cioè la giustizia vera è guarire le situazioni e liberare le persone dal male che subiscono, e forse è la cosa più ardua, dal male che fanno. La misericordia è questo è la giustizia di Dio, che ti libera dalla presa del male, e la presa più pericolosa è quando il male lo fai, non quando il male lo subisci. E quando lo subisci la tua dignità è intatta, quando il male lo fai tu stai distruggendo la tua dignità, quella è la cosa più pericolosa. Allora la giustizia vera, la giustizia intera, non è il carcere, l'avvocato, il tribunale, la giustizia vera è trattare le persone, trattare l'umanità, trattare la natura secondo la loro dignità. Maria Zambrano, la filosofa spagnola che a me sta dando simpatica, diceva, formula breve che tutti capiscono, è la giustizia è trattare le persone meglio di come si meritano. Cioè non misuri la prestazione, il merito, la colpa, l'interesse, il colore della pelle, il passaporto, vedi la dignità infinita di ogni essere umano. E allora poi impari anche a vedere la dignità della natura, che tante volte non a caso è più umana di noi. Qui sarebbe una riflessione da fare, io l'accenno solo. Occhio che noi diventiamo disumani, ma c'è un'umanità della natura e c'è un'umanità di Dio. Si potrebbe dire che l'umanità è la nostra prima responsabilità, non è la nostra proprietà. Che la natura ci chiede di essere umani e Dio stesso si è rivelato con una pienezza per cui noi impariamo l'umanità da Dio. Questo era Gesù di Nazareth. Allora, per muoverci in questa direzione, la sfida è sradicare la mentalità di potere, gli stili di vita che vengono dal potere, a partire da noi, dalle nostre esistenze quotidiane, dalla città in cui viviamo. Questo è difficile. Qual è l'alternativa? Se io esco dalla mentalità di potere, dove potere significa comandare, dominare, mettersi al di sopra degli altri. E il potere è veramente psicotico, perché è autistico, è fine a se stesso, è vuoto. Il potere è sempre per il potere. L'amore invece, quello vero, è sempre per le persone, per Dio, per la natura. Cioè l'amore è transitivo, il potere è autoreferenziale. Nella vita tutto quello che è autoreferenziale è impazzito, è morte.
Infatti il nucleo vero del potere è la morte, è una logica di morte. La vita invece è transitiva, richiede la cura, la dedizione, la condivisione, non come volontariato. Noi al massimo, quando riusciamo a scorgere dalla mentalità del potere, i migliori di noi che fanno il volontariato. Bene, bravi, è ottimo. Però capite che è una sorta di eccezione alla regola del potere. Quando invece tu veramente nasci a vita nuova, la tua vita non si fonda sul potere, si fonda sul bene, si fonda sulla dedizione, la condivisione, la giustizia. E se vuoi delle parole, perché devi cambiare parole, vedete oggi le parole tossiche come contagiano le persone, clandestino, sicurezza, sono parole tossiche, meritocrazia, competizione, flessibilità, crescita, sono parole tossiche che mentono. Allora cambiate parola, se volete dire, e qui a Lanzano servirà un priore, a Bologna servirà un sindaco, in famiglia servirà qualcuno che decide, si prende cura bene. Quando volete dire il riferimento propizio alla vita, Fromm diceva a Biofilo, usate queste due parole, autorità. Autorità in latino significa non chi comanda, vuol dire chi ti fa crescere. Avete incontrato nella vita le persone che vanno fatto crescere, che vanno illuminare, quella era un'autorità. L'altro giorno ci abbiamo avuto in università Don Ciotti, no? È arrivata gente di tutti i tipi, che avrebbero litigato quando è arrivato Don Ciotti, sono venuti. Cioè vuol dire che quello è autorevole, non perché fa bene le conferenze. Voi vedete come fa le conferenze Don Ciotti, mette tutti i fogli sul tavolo, capisce solo lui come fa a trovarli, non è un conferenziere, no? È proprio naif, però c'ha un'autorità, che quello parla con la vita, ecco, quella è l'autorità. L'altra parola è servizio, cioè tu ti prendi cura di far crescere la vita e dell'armonia di quella forma di vita. Per un bambino che cresce è molto educativo che lui si prende cura di una pianta, di un gattino, del cane, cioè impara la responsabilità con gioia, non con le prediche, non con la pesantezza, non con i concorsi sulla legalità a scuola che fa il temino, no, quando si prende cura in una relazione che lo emoziona, della pianta, dell'animale, della classe, della via via, nei vari gradi, impara la responsabilità, che è come il respiro della vita. Allora, autorità e servizio. La democrazia che cos'è? Convertire incessantemente il potere che tanto si forma, c'è sempre qualcuno che è più svelto, che è più intelligente, che è più veloce, che ha più soldi, che è uomo anziché donna, che è italiano anziché straniero, qualcuno che si mette in prima fila, no? C'è sempre. Allora, democrazia significa convertire il potere in autorità e servizio. E l'autorità c'ha la misura nel servizio, eh? Non è mai il culto di qualcuno, della personalità. Allora, questo significa una riconversione del nostro modo di vivere, poi una rigenerazione del tessuto comunitario della nostra società. Cioè noi dobbiamo passare da quell'individualismo che per noi è un'illusione, figurarsi se tu sei il padrone della tua vita, il tuo io, figurarsi è un'illusione, no? È un equivoco. Oltretutto ci preclude la vera relazione con noi stessi, capite? L'individualista non si conosce, non si è mai scoperto come persona. Poi l'altra cosa, che l'individualismo è comodissimo ai sistemi di potere, ai totalitarismi, alle tirannie, perché tu intanto se ti pare di essere libero mentre sei totalmente supino, totalmente adattato a quei poteri. È il premio di consolazione per i sudditi l'individualismo, capite? È la droga più diffusa. Allora, quando tu rigeneri forme di esistenza comunitaria, fai la prima cosa importante, per cui la nostra società che è accelerata, però nella sostanza è bloccata, è prigioniera, ferma nell'antichissima, noiosissima logica del potere. Non date retta ai convegni, no? La società che cambia, l'Italia che cambia, non cambia proprio. Governo del cambiamento, bello, abbiamo visto, non vi fidate della parola cambiamento, è una truffa. La parola più onesta è trasformazione, cioè cambi forma, cioè il principio fondante, cioè il vero cambiamento se passi dal potere alla giustizia. E come lo misuri? Perché le persone sono liberate, non sono deportate, oppresse, sfruttate, ingannate, manipolate. La vera trasformazione la distingui dal falso cambiamento perché le persone sono liberate. E aumenta la capacità di armonia e di bene comune. Allora lo verifichi concretamente. Allora, per
avviare questa risposta, no? Per dare corso alla nostra responsabilità. E chiudiamo questa prima parte. Io direi che sono importanti, no, questi impegni. Notate, non è una ricetta, no? Quanto è stupido, vengo qua, faccio la conferenza, vi do la ricetta, voi tornate a casa, mangiate la lasagna. Non funziona così. Io quello che vi posso dire è, secondo me, quali sono, poi ne parliamo insieme, anche voi ci avete esperienza, quali sono le direzioni per impegnarci, dove non sprechiamo le nostre energie. Quanta gente, quanti gruppi ho visto sprecare le loro energie in falsi obiettivi, gente brava, ben motivata, sprecare le energie. Oggi ormai, per esempio, si crea un gruppo di altra economia, un gruppo ecologista, un gruppo per l'accoglienza. Sapete spesso qual è il loro primo problema? Come facciamo il sito internet? Come stiamo a vendere la pagina Facebook? Energie sprecate. Non perché siano cose inutili, ma non è la tua priorità. La tua priorità, diciamo, le direzioni per non sprecare le energie, secondo me sono queste qua. Lì veramente portiamo frutto. E non sappiamo prima in che misura, vediamo, la vita ce lo mostrerà, ma almeno portiamo frutto, facciamo la nostra parte. Se noi facciamo la nostra parte, quello è il confine tra impotenza ed efficacia. Il male arretra quando noi cominciamo a fare la nostra parte. È tanto importante, eh? È un evento mondiale, quando anche uno solo di noi cambia atteggiamento, già la vita sul pianeta comincia a cambiare. Ciascuno di noi è insieme. Allora, quattro direzioni. La prima, rigenerare il tessuto comunitario, cioè uscire dalla solitudine, dall'individualismo, dalla disgregazione. Comunitario, questo lo sottolineo sempre quando vado più a nord di qui, quando vado in Lombardia, in Veneto, prima cosa, non è mai padroni in casa nostra. Cioè non hai proprio capito la vita. Se ti presenti dicendo prima noi, prima gli italiani, dico veramente vai in psicoterapia. La vita, l'avverbio della vita non è prima. Se ancora stai a dire prima io, prima noi, vuol dire che c'hai dei forti problemi di immaturità. Vi ricordavo prima, l'essere umano, una creatura nascente. L'altra cosa che volevo sottolinearvi, la prima avevo detto quanto è difficile la nascita della comunità umana, non quella del singolo, la nascita della comunità umana. Secondo qualche segreta il Vangelo va letto come rivolto alle comunità più che ai singoli, alle comunità. Cioè quello è la proposta per la nascita dell'umanità, riguarda la creazione dell'umanità. Dio non ha fatto come Geppetto con Pinocchio, cioè non stiamo lì come un oggetto. Poi anche una favola di Pinocchio, alla fine questo diventa un bambino, in fondo è un'indicazione quasi evangelica. Cioè noi non siamo oggetti della potenza di Dio. Lui ha generato la nostra libertà, che però deve maturarsi non solo come libertà individuale, ma libertà collettiva. Cioè noi dobbiamo nascere come umanità, che è la cosa più difficile, è l'enigma della storia, è la contraddizione della storia. L'altra cosa che volevo sottolineare è che finché noi non siamo nati, siamo incompiuti, siamo per strada, possiamo confonderci, Maria Zambrano dice delirare, equivocare, è lì che ci affidiamo al potere. Perché l'uomo si affida al potere? Perché non ha capito, non ha scoperto che cos'è la vita vera e pensa di procurarsi vita, di procurarsi tutele, di procurarsi egemonie attraverso lo strumento del potere, si rovina con le mani sue, che noi non siamo nati nel potere. Chi di noi si attacca del potere, la prima cosa viene svuotato della sua umanità. Una faccia per tutti, guardate Trump in televisione, ma non fa pena, poveraccio. Non rabbia, è proprio pena. O Putin, vedete voi, Erdogan, Orban, ormai avete un repertorio, non parlo degli italiani, diciamo solo cristiani. Guardate le facce, dovremmo riabilitare l'ombroso in un certo senso. E guardate le facce. Cioè non trovate la persona, trovate una maschera del potere, cioè sono finti, sono assemblati, poveracci, ma ce l'hanno qualcuno che gli vuole bene veramente? Oppure che sta lì per il suo potere, per strappare qualche... no? Allora, quando noi non siamo ancora nati, ci attacchiamo al potere, o pensando di esercitarlo, o forse nella forma più umiliante, adattandoci a subirlo. Pensate nella Chiesa, no? Che noi siamo ancora bloccati nei dualismi, e Papa Francesco è così solo alla fine. Ha voglia che noi lo diciamo, ne parliamo bene, abbiamo lasciato solo.
Già il fatto che è ancora in vita, non gli è arrivato un caffè. Sapete che Giovanni Paolo I, chi lo sa, perché è morto. Papa Francesco rischiava la stessa, qualche vescovo gliela proprio non lontano da qui, gliela proprio curato, e tipo dice, ma che ci vanno per il sottile là. Se il diavolo esistesse, lo sapete dove dimora, no? Dove sta di casa, se esistesse. In realtà noi dovremmo proprio recuperare la nostra responsabilità di laici, non è mica colpa dei preti, del clericalismo, della teologia conservatrice, è perché noi non lasciamo fare questo. Quante volte ancora oggi tutti i cosiddetti laici, se non c'è il prete, se non c'è la figura ordinaria, non si muovono, è il prete che unisce. È colpa nostra, è la passività, l'affezione a subire il potere. Se non c'è il potere, pare che ci abbiamo il vuoto, non sappiamo più chi siamo. Ecco perché la Chiesa non riesce a essere veramente una rete di comunità, una comunità di comunità. E finché non lo è, come farà a vivere il Vangelo? Allora sì, Don Ciotti, quello, quell'altro, però poi c'è il deserto, o ci stanno quelli che vanno a messa, poi escono e sputano lo straniero, votano Salvini. E in Italia quanti? Se uno chiede, ma in Lombardia, in Veneto, che Vangelo gli hanno predicato? Ma che ci hanno capito questo il Vangelo? E poi però non è solo in Lombardia e in Veneto, è tutti noi. No? Allora, uscire dalla mentalità del potere significa primo rigenerare quell'esistenza comunitaria, che non vuol dire prima noi, ma vuol dire insieme. L'avverbio della vita è insieme, non è prima. Se ti ritrovi a dire prima io, come Caino con Abele, stai messo male. In un certo senso l'avverbio prima dovremmo cancellarlo. Nessuno viene prima, la vita è insieme, non esiste la vita privata, la vita è proprio comune. Poi c'è spazi personali, spazi di percetto, ma è sempre comune, perché la vita è una comunità, non è una tua proprietà privata biologica, che poi alla fine perdi pure, se fosse per quello. Allora, la seconda cosa, quindi rigenerare esistenza comunitaria significa praticare l'ospitalità, la solidarietà, affrontare insieme i problemi comuni. Ricorderete la citazione che viene proprio i ragazzi dominanti, diciamo, questa è l'essenza della politica. Affrontare da soli i problemi dell'egoismo, affrontarli insieme alla politica. E notate, ci stanno giovani in Italia disastrate con la criminalità organizzata, penso a queste situazioni di Napoli, certi quartieri di Roma, di Palermo, dove sono nate comunità solidali che hanno un grande valore democratico, che affrontano i problemi insieme e non si sognano di escludere nessuno. Capite? L'esclusione è vietata, facciamo strada insieme. Questa è la prima cosa, che un governo democratico viene da una società democratica e un governo totalitario esprime una società totalitaria, tossica. Quindi dobbiamo guarire il corpo della società. Gli italiani, a molti di loro, non vogliono accogliere perché da tanto non si sentono accolti, che non hanno una democrazia vera, che subiscono le prepotenze del potere. Ci siamo subiti quel golpe apparentemente presentato come omicidio della scorta di Aldo Moro, sequestro di Moro, quello è stato un golpe, un colpo di Stato. Hanno deviato la politica italiana come si deviava un fiume. Da lì in poi voi ci avete avuto ancora un pezzo di Andreotti, Craxi, Berlusconi, Renzi e adesso questi due qua, cioè in 4-5 nomi pessimi, uno peggio di un altro. La nostra politica ci ha avuto soffocata la democrazia su scala, non a caso. Allora noi abbiamo subito un sacco di cose, ma pensate alla scuola, i sistemi educativi in Italia, l'università, il progetto per il lavoro, altro che l'elemosina chiamata reddito di cittadinanza, il progetto per il lavoro, per l'arte, per l'industria, per l'agricoltura, i diritti, i servizi, no? Le ultime vere riforme ce le abbiamo avute negli anni 70, l'ultima è stata la riforma Basaglia, l'ultima. Da lì in poi, guarda caso, le date coincidono. Da lì in poi c'è stata l'implosione della democrazia italiana. Allora, quando si trattava di difenderci dal terrorismo, dalle mafie, dai complotti della P2, dai potenti che ci negavano i diritti, lì non funzionava prima gli italiani. Guarda caso, venivamo sempre per ultimi di fronte al potere. Come mai c'è bisogno del capo espiatorio dello straniero per prima gli italiani? Mai venuti prima gli italiani. E non è sicuramente il populismo che tra l'altro mette prima di te, mettono prima la casta che sono loro accusando la casta. Capite il gioco? Io accuso la casta, ma faccio la casta io. Allora no, bisogna scherzare questo giochetto. La vera base comunitaria della società è quando affrontiamo i problemi insieme e viviamo l'accoglienza come dato normale per tutti, non è solo per lo straniero. La vita umana è vita accolta sempre, anche la nostra.
È la stessa cosa che cerchiamo. Dice bene la poetessa Cibosca, dice: tu ed io siamo diversi come due gocce d'acqua. È il cosiddetto straniero, cioè la stessa dignità, la stessa intelligenza, la stessa voce che c'ho io. Certe volte è superiore. L'altro giorno Giussi Nicolini a Macerata, la sindaca di Lampedusa, qualche tempo fa ci ricordava di una bambina piccola africana, 5-6 anni, che di fronte al pompiere che la stava accogliendo gli parlava in inglese e questo non capiva. Allora gli ha chiesto se parlava francese, e il pompiere non capiva. Allora la bambina ha guardato così: ma tu che sai tu? Quello parlava solo dialetto siciliano, non per dire. Allora, cosiddetto altro, certe volte possiamo imparare da lui. Minimo da loro ci impariamo, prima il senso della comunità, che noi non ce l'abbiamo. Secondo il senso del rapporto con la natura, che noi la chiamiamo l'ambiente, loro la chiamano madre, sorella, c'hanno tutta, quindi loro per tante cose, senza idealizzarli, fanno le magagne loro, ma per tante cose stanno più avanti. Allora il punto non è di perseguitarli o di aiutarli, è di fare strada insieme, di imparare reciprocamente. E ci abbiamo un'occasione straordinaria, per la prima volta possiamo veramente costruire le nostre scuole, le nostre città ad altezza di umanità. Cioè non è solo per i bolognesi, o solo per i modenesi, o solo per quelli di Carpi, o solo per... è ad altezza di umanità. Dove sta bene il bambino pakistano, sta meglio anche il bambino italiano. È la prima volta che possiamo uscire dal delirio delle identità esclusive, particolari, chiuse, che è sempre disgregante. Guardate la Chiesa, io che sei dell'Azione Cattolica, come una liberazione, dell'Opus Dei, sei della Carica, sei del Gruppo Dei, senti la mia Maria, cioè quante specie, no, di cristiani conoscevi, tutti i tipi. Allora no, finalmente stavolta abbiamo l'occasione di diventare umani e di imparare tra di noi, no, la ricchezza, la bellezza delle culture. Allora questa è la prima energia, rendere comunitari i nostri spazi di vita quotidiani, la scuola, l'ospedale, il quartiere, la parrocchia, occasione straordinaria, altro che problema. Quello che in piccolo ha fatto Mimmo Lucano a Riace, quello è un metodo per rigenerare comunità ovunque siamo, altro che perseguirlo. Secondo impegno importante, l'impegno educativo. Qui parlo a voi che siete genitori, molti di voi siete nonni, sono nonni, no? Allora, oggi i giovani hanno bisogno, no, generazioni, loro pure, di essere accolte, loro sono gli stranieri generazionali, i capri espiatori, la cosa più gentile che gli diciamo è che sono il futuro. Ma come il futuro? Che sono il presente con noi, anzi sono più presenti di quello che siamo presenti noi. Basta dirgli che sono il futuro, cioè basta immaginarli. Dobbiamo accogliere la loro novità e permettere loro di portare la loro carica di trasformazione del mondo. Una società che emargina, che mortifica, che desertifica il cuore dei giovani è necrofila, è distruttiva, è votata alla morte. Ecco perché quando va verso la morte ecologica ci va tranquillamente senza battere ciglio, perché già sta distruggendo le sue basi per come tratta le nuove generazioni. Allora, occhio, il cambiamento vero, la trasformazione liberante si avrà se noi ristabiliamo l'alleanza con le nuove generazioni. Questo riguarda la scuola, riguarda l'università, riguarda la famiglia e riguarda anche il rapporto con i nipoti, il rapporto con i figli, il rapporto con i giovani in parrocchia. Allora dobbiamo infondere loro la fiducia nella vita, in se stessi. Quando tu, anziché coprire d'ansia un figlio o un nipote che cresce, gli dai stima, gli dai fiducia, è come se dai l'acqua e la luce a una pianta, e lo fiorisce. Poi se sbaglia, ci stai nel conflitto, glielo dici, non è che devi lasciare fare qualsiasi cosa, ci stai, ci condividi la qua, ma cresci insieme e gli dai proprio questa stima. Allora noi dobbiamo ristabilire l'alleanza con i giovani. Quando diciamo ai giovani non ci vengono agli incontri, qui l'età media quanto sarà? Non lo diciamo, se no ci riprendiamo subito. Dice perché? Allora ricordate, i giovani, primo, non è che devono aderire a quello che proponiamo noi, già pronto col menù stabilito da noi, no? L'adulto che fa, anche l'assessore che fa, che propone ai giovani, guarda caso, un concerto e la stanzetta per fare il centro sociale. No, non li dobbiamo mettere nella riserva indiana. Questi devono avere il riferimento che noi gli diamo, però lo spazio per rigenerare le forme della vita collettiva. Allora, ricordarsi che il giovane, prima di essere giovane, era bambina e bambino. Allora, la chiave vera è quello che noi facciamo con le bambine e con i bambini.
che cosa gli trasmettiamo, che cosa gli facciamo respirare, non riempirli di tecnologia, non riempirli di menzogne, e invece imparare con loro, no, la bellezza della vita, e comunque allora prendersi cura di quello che è la vita collettiva. Sì, Gandhi lo diceva, si impara da bambine e da bambini, dopo in un certo senso è tardi. Cioè l'adulto non lo puoi educare, se no parliamo i cinesi di rieducazione, non abbiamo nostalgia. Lo puoi motivare, questo sì, noi possiamo motivare, dare strumenti di conoscenza, ma l'educazione vera la fai con i piccoli. Allora, se non facciamo questo, noi non rispondiamo a questa china distruttiva che è in corso. La terza cosa, ve l'ho avverto subito, la più difficile: ricostruire gli strumenti della politica. Anche nei movimenti alternativi oggi va di moda dire le reti e poi le comunità, benissimo, vanno bene, sono preziose, però c'è stato uno snobismo verso le forme del partito e del sindacato. Sparare sul partito e sul sindacato, il PD era perfetto, prestava, ha fatto di tutto per screditarsi, no? Il partito e il sindacato, o i partiti e i sindacati, sono strumenti indispensabili, che tu puoi fare tutto alla base, nelle città, nei territori, si dice municipalismo, c'è la sindaca di Barcellona, Ada Colau, che dice basta con le strutture del municipalismo. Nel tempo della società globale non basta il municipalismo, il mondo non è la somma delle comunità locali. Allora serve una sintesi istituzionale a livello di governo regionale, di governo nazionale, di governo continentale e di Nazioni Unite, la sintesi politica istituzionale. Se non c'è quella, e che sia ispirata non dal criterio del potere ma dagli altri che abbiamo detto, tu alla base puoi fare quello che ti pare, poi arriva un Salvini o un Di Maio con un decreto, azzera tutto quello che tu hai costruito e lui tra virgolette educa e a te nessuno ti vede. Allora tutti gli strumenti di democrazia servono, servono le famiglie, le scuole, i movimenti, le comunità, le reti, i partiti e i sindacati. Però i partiti nel senso della Costituzione, non questi gruppi di potere attorno al leaderino, al dittatore locale, no? Sei renziano, sei di quello, no, non è quello il partito. Rileggete la Costituzione, vedete cos'è il partito nella Costituzione. È un gruppo di persone che aderisce di cittadini a un progetto di società in dialogo con altri progetti, si confronta, si va alle elezioni, ma c'è un motivo di concorso al bene comune, non di presa del potere. Il partito non deve essere una macchina per prendere il potere, ma un'istituzione per contribuire al bene comune. Così il sindacato su un altro piano. Questi strumenti li dobbiamo ricostruire. Questa è la cosa più difficile oggi. Però se non li ricostruiamo, possiamo fare tutte le conferenze, tutto quello che vi pare, non ci avremo la sintesi politica, è quella essenziale. L'ultima cosa importante, quindi abbiamo detto rigenerare il tessuto comunitario, educarci ed educare, rigenerare tutte le forme di soggettività politica, la democrazia ha bisogno di tutte queste forme, possiamo snobbarne qualcuna. L'ultima cosa, serve un pensiero nuovo, cioè noi dobbiamo imparare a vedere la società come comunità umana, non più come mercato, non come giungla, non come caserma, ma come una comunità umana in cui ciascuno è prezioso e è prezioso il legame tra le persone. Quindi mai nessuno scommette sull'esclusione, sulla guerra, sulla prepotenza. Allora chiudo questa parte. Per quello che noi facciamo dovremmo, ecco perché dicevo non è una conferenza, uno la fa, poi mangia lasagna e torna a casa. Uno dovrebbe, no, recuperare con sé questa riflessione e dire qual è il prossimo passo che io posso fare nell'efficacia della responsabilità con i miei nipoti, con i vicini di casa, nella sezione del partito che c'è, quello che mi pare ovviamente il partito, nel quartiere, nel sindacato, nel posto di lavoro, nella parrocchia, a Ronzano, vedete voi, ma sicuramente c'è un passo di efficacia che voi potete fare e ancora non avete fatto, io naturalmente più di voi, cioè qual è la cosa più mirata, più feconda che ancora possiamo mettere in campo? Denunciare delle cose, prendere la parola, uscire dalla passività, dal silenzio, stare in famiglia in un modo diverso, stare nella Caritas in un modo diverso, sicuramente c'è qualcosa che possiamo fare. Allora, se noi facciamo questo, noi diamo veramente un contributo a uscire, no, dalle due forze che oggi dominano e ci mettono in questa condizione, si amplificano, si alimentano tra di loro, la prepotenza e l'ignoranza. Noi dobbiamo sconfiggere, per questo parlavo di combattere,
sconfiggere la prepotenza e l'ignoranza. Si alimentano a vicenda. Già se combattete l'ignoranza, la prepotenza decade, perché con la conoscenza tra le persone, con la conoscenza dei valori, degli ideali, della Costituzione, delle possibilità di vera convivenza, alla fine la prepotenza mostra tutta la sua stupidità. Oggi Salvini sta facendo una figura. Se voi leggete attentamente, guardate in giro, città, magistrati, scuole, comunità religiose, il Papa, cioè sta facendo veramente, non lui come persona, ma quella mentalità, in realtà, se guardate bene, sta facendo una figura e sta denunciando tutti i suoi segni di crollo, e che prima o poi finirà questa cosa, perché veramente con la conoscenza e con l'altra parola chiave, la coscienza, noi finalmente illuminiamo la realtà, recuperiamo la realtà. Questo è un delirio. Allora, se noi facciamo la nostra parte in modo più determinato, facciamo questo passo avanti, ognuno di noi capendo dove e come va fatto, ma sicuramente va fatto, allora inizia la sconfitta della prepotenza e dell'ignoranza. A questo mi pare, no, che valga, a questo mi pare che vale la nostra attenzione e il nostro impegno, e ci conferma la cosa che ho detto all'inizio, che non siamo nati per subire la vita e aspettare la morte. La vita non è un immenso reparto di malati terminali che aspettano che adesso vediamo se tocca a me, speriamo di no. La vita va proprio vissuta con questa fiducia in quello che vale eternamente. Poi sulla soglia della morte scopriremo, vedremo, ma se non la vivo così, cioè confidando nell'eterno e anticipandolo qui nel modo di vivere, la vita è già morte prima che la morte arrivi. Ecco perché sta a noi la scelta, se vogliamo essere persone già morte o persone così vive che veramente trasformano le cose promuovendo la liberazione per tutti quelli che oggi stanno in questa oppressione. Facciamo la pausa.